Ciao a tutti, io sono Marco Giunti, trainer della scuola Mokayen. Nei nostri corsi di bartending scoprirete i cocktail classici e di tendenza, le rivisitazioni dei drink, le tecniche di preparazione e di versaggio, le attrezzature, la merceologia ed infine la storia dei cocktail. Sono qui per presentarvi una delle tecniche di tendenza nel mondo del mixology, l'affumicatura a freddo del daiquiri. Per oggi ho scelto un daiquiri al basilico. Procediamo, preparo l'affumicatura del mandorlo, e vado a grattare un po' di zenzero. Bene, una volta che ho inserito lo zenzero nel legno di mandorlo, vado con un cucchiaino a preparare la mia mistura. Vado a inserirla nella smoking gun e procedo a inserire gli ingredienti nello shaker. Gli ingredienti per il daiquiri al basilico sono rum, per oggi ho scelto un rum di Panama, 5 centilitri. Un centilitro di maraschino, un altro centilitro di sciroppo di zenzero . Infine vado a spremere mezzo lime. Una volta che ho inserito gli ingredienti liquidi, prendo 4-5 foglie di basilico e le vado a spezzare e inserire all'interno dello shaker. Ho raffreddato il mio shaker, scolo l'acqua che si è formata all'interno e procedo con l'affumicatura. Questa tecnica permette l'affumicatura del ghiaccio all'interno dello shaker. Vado a chiudere il mezzo Boston nel Boston e procedo a shakerare. Una bella shakerata. Tolgo il ghiaccio dalla coppetta che ha permesso che si raffreddasse. Con un double strain vado a inserire gli ingredienti nel bicchiere. Il nostro daiquiri al basilico è pronto. Un corso full immersion per chi vuole diventare il barman del futuro oppure a chi vuole aumentare il proprio bagaglio di conoscenza con le tecniche più avanzate. Sul nostro sito troverete tutti i dettagli per capire e scegliere quale corso fa il caso vostro. Vi aspetto, a presto!